sono convinto che i mali attualmente presenti nella nostra società non sono altro che la conseguenza di un processo storico difficile da comprendere attraverso i tradizionali strumenti di informazione. Tutto ciò che in questi anni sta faticosamente divenendo coscienza comune grazie ad internet e a tante persone desiderose di diffondere la verità, e mi riferisco alla spoliazione del Regno delle Due Sicilie, alla verità sui mille e sulle sette massoniche, che strumentalizzando ideali di libertà hanno fatto l'Italia nel modo peggiore possibile attraverso la diffamazione e la disinformazione di massa. Ebbene, queste verità potranno finalmente abbattere i luoghi comuni e spazzare via quella cappa di menzogne storiche che avvolge il nostro paese da troppo tempo. Solo da una rinascita culturale attraverso la riscoperta del nostro passato potremmo giungere al riscatto del popolo meridionale, ponendo fine alle violenze e ai razzismi che da qualunque parte provengano, e più nello specifico dai leghisti, non fanno altro che alimentare quel senso di minorità ormai diffuso tra i meridionali che ignorano la propria storia. Al di là di quello che noi già facciamo sui media, su Facebook e trovando i contatti con i due siciliani che sono al nord, che purtroppo lavorano al nord, dare il nostro appoggio anche morale a quelli là che subiscono le angherie, le parole di quelli che stanno di quelli della Lega, il mio pensiero, diciamo, che in questo momento va oltre, perché in questo momento manca una persona che invece è stata sempre presente, ed è il maggiore Simonetta, il quale sta fuori per motivi di lavoro, ma è in Libano, rischia la propria vita per portare la voce del valore duo siciliano anche all'estero. Sì, perché sto facendo questo tentativo, appunto, che secondo me è più che legittimo. Sono secoli che noi stiamo su questa terra, spesso visti come nemici, ma spesso anche come amici, come persone, diciamo, normali, nel senso che fanno parte della comunità duo siciliana. E quindi voglio tornare a riaffermare questa nostra presenza, almeno con la mia misera presenza di una. Però vedo che ci sta comunque un movimento di idee. Io faccio un po' da mediazione, perché questa associazione è la mia associazione islamica a cui appartengo. Sto cercando di unire un po' le due cose, nel senso che molti dell'associazione islamica si sono riscoperti due siciliani, e molti due siciliani so che hanno una buona opinione una piccola cosa, appunto, una di queste cose che stiamo cercando di fare, si sta cercando di organizzare degli aiuti per Gaza, partecipando ad una di quelle navi che stanno nel mirino dello Stato di Israele. Ho aderito a questo movimento perché mi sono avvicinato alle idee meridionaliste. Fino a qualche anno fa non avevo idea di quello che era successo durante l'Unità d'Italia, solo successivamente ho capito che è stata una guerra di conquista. E ho capito che anche queste distanze economiche che ci sono tra il nord e il sud dipendono insomma molto anche da come è stata fatta l'Unità d'Italia. In Sicilia io non svolgo attività politica, mi occupo semplicemente, forse anche più banalmente, di ricerca storica presso l'Archivio di Stato, presso la Biblioteca Nazionale, e il mio intento, insieme ad altri amici di questa area culturale e politica, è quello di ridestare, risvegliare la memoria che è completamente sopita delle nostre genti dell'antico regno, quindi in qualche modo risvegliare quelle che sono le tradizioni identitarie, culturali, linguistiche delle nostre terre. Come è stato detto poc'anzi, nel 1860 si scontrarono due mondi, due visioni del mondo, due visioni politiche, istituzionali, religiose, potremmo dire contrapposte. La visione anglofona e anche in parte francese dell'impero di Napoleone III, improntata ad un laicismo imperante, imperversante, negatore delle tradizioni locali, della cultura e della realtà storica delle Italie, quindi dei popoli italici, e il regno di Francesco II, che era espressione di una monarchia organica tradizionale,
che aveva proprio la propria base nel rispetto dei principi cristiani e delle nostre tradizioni locali. Quel mondo è stato, per una serie di vicissitudini interne ma anche internazionali, è stato spazzato via. Noi, senza cadere in velitarismi inutili e anacronistici, pur onorando il martirio dei nostri avi che si schierarono con il legittimo sovrano, dovremmo riattualizzare, quindi hic et nunc, oggi, quelli che sono i principi eterni che hanno informato le generazioni passate, ovviamente, come dicevo prima, rimodernizzando, riattualizzando i contenuti, e soprattutto auspico che, a fronte di una storiografia sabauda in qualche modo o unitaria o repubblicana o garibaldina o azionista, fondata menzognera sostanzialmente, non si contrapponga una storiografia borbonica non basata su una documentazione storica approfondita, sappiamo bene perché. Soprattutto vorrei che le ricerche storiche si basassero appunto su una documentazione dettagliata e articolata, e soprattutto vorrei che l'animo dello storico, comunque del ricercatore storico, dell'appassionato, fosse animato dal desiderio di conoscere la verità, di proporla e di diffonderla, e non di ingigantire dati oppure sottovalutare aspetti che invece andrebbero valutati o analizzati. Per cui è anche importante affrontare, per esempio, è un suggerimento che io, è una riflessione che io pongo alla vostra attenzione, soprattutto analizzare i rapporti diplomatici che il regno di Ferdinando II, soprattutto nella sua ultima fase, quindi dal 1855 in poi, e il regno di breve regno di Francesco II, le relazioni diplomatiche tra il regno napolitano e le potenze europee dell'epoca, perché potrebbero trovarsi chiavi di lettura molto utili per cogliere quei motivi, insomma, assolutamente imprescindibili per razionalizzare, per comprendere la fine di un regno plurisecolare e soprattutto prestigioso. La corona titolo napoletana, normanna, era la corona più importante d'Italia, quindi eravamo uno Stato indipendente, lo siamo stati per oltre un secolo, quindi è stato sicuramente un peccato non ricordare questo nostro passato e farlo cadere nel più totale oblio, insomma.